e-fuels o electrofuels sono combustibili sintetici prodotti dall'uomo in appositi impianti di sintesi utilizzando elettricità come fonte di energia. Questi elettrocombustibili possono essere prodotti a partire da acqua, aria o gas di scarico rilasciati da processi industriali. La natura chimica è la medesima dei combustibili tradizionali di origine fossile e dunque anche il loro utilizzo. Elettrocombustibili sono il metano, la benzina, il gasolio, il cherosene, ma sono anche combustibili innovativi, l'ammoniaca, l'idrogeno, il metanolo, il dimetiletere, molecole che oggi hanno uno scarso utilizzo come combustibile, ma che hanno un grande potenziale per il futuro. Ma come si fa a sintetizzare a partire da queste materie prime? Per rompere il legame idrogeno-ossigeno nella molecola d'acqua, forniamo energia sotto forma di elettroni. Se questa elettricità è prodotta da fonti rinnovabili, come ad esempio il sole o il vento, l'idrogeno così ottenuto è anche un e-fuels rinnovabile. L'acqua ci dà il primo mattoncino, l'idrogeno. L'aria o i gas esausti dei processi industriali ci danno gli altri due, l'azoto e la CO2. Separare anidride carbonica e azoto da questi gas non è complesso, anche se energeticamente costoso. A questo punto si tratta di far reagire i tre mattoncini, idrogeno, CO2, azoto, e produrre gli e-fuels che desideriamo. E oggi conosciamo catalizzatori e processi catalitici in grado di fare questo efficacemente. Fino a pochi anni fa non disponevamo di quantità sufficiente di energia rinnovabile per produrre elettrocombustibili. Il futuro sarà diverso e sempre più sarà la quantità di energia rinnovabile disponibile sul nostro pianeta. Il problema allora sarà come accumulare questa energia rinnovabile e come trasportarla dai luoghi di produzione, che potrebbero essere remoti, come i deserti o i mari, fino ai luoghi di utilizzo, le nostre città. Gli e-fuels rappresentano una delle possibili soluzioni a questo problema. Ecco perché saranno chiave nel futuro e in quella che viene chiamata la transizione energetica. Ed è per questo che ad oggi al Politecnico di Milano e al Dipartimento di Energia in particolare studiamo gli elettrocombustibili in collaborazione con i più prestigiosi centri di ricerca internazionali e con le maggiori energy company italiane ed internazionali.